Stilare una classifica dei migliori MMO sul mercato è abbastanza semplice, ma alla fine si finisce per citare sempre i soliti 4 o 5 titoli che già tutti conoscono. Per cui sedetevi comodi, giocatori che hanno provato tutti i titoli mainstream, perché noi di MMO.it abbiamo pensato a voi e stiamo per mostrarvi alcuni MMO più piccoli e meno conosciuti, ma che secondo noi sono altrettanto validi. Prima di incominciare vi ricordo un like e l'iscrizione al canale. Ecco, l'ho fatto, bene. Incominciamo. Foxhole. Rilasciato nel 2022, Foxhole è un MMO a tema militare, disponibile come buy to play su PC. Il gioco cerca di simulare tutte le varie fasi della guerra, rappresentando sia la fase di schermaglia che la raccolta e preparazione delle risorse, con un'economia controllata direttamente dai giocatori. Se non vi sentite dei combattenti, potete partecipare alla fase di pianificazione e costruzione, visto che l'organizzazione di linee di trasporto, delle basi e delle trincee è lasciata completamente in mano ai giocatori. Il basso prezzo e la marcata componente cooperativa e organizzativa lo rendono un MMO assolutamente da provare se volete cambiare un po' aria. Mortal Online 2. Se avete già giocato a Mortal Online, probabilmente conoscete anche il suo seguito. Per chi non sapesse di che parliamo, si tratta di un action RPG sandbox. Il gioco permette una libertà e una personalizzazione che raramente abbiamo visto altrove. Il sistema PvP full loot lo rende un gioco decisamente hardcore, ma anche estremamente gratificante. A livello grafico il colpo d'occhio è notevole per una produzione indie. Peccato che sia ancora pieno di bug e glitch. Gli sviluppatori stanno continuando a sistemarlo, ma siamo ancora lontani dall'avere un prodotto rifinito. Il prezzo del gioco è abbastanza alto per il tipo di prodotto, 40 euro circa, e richiede un abbonamento mensile. Se questo non vi spaventa e cercate pane per i vostri denti, vi invitiamo a provarlo. Myst Legacy. Per emergere in un mercato competitivo come quello degli MMO, servono caratteristiche che permettano di emergere, e Myst Legacy ha il pregio di essere uno dei pochi MMO isometrici con combattimento a turni. Grazie alla grafica leggera ma piacevole, può girare anche su macchine non propriamente all'avanguardia. Controllerete un party di 3 personaggi, espandibile a 5 con le microtransazioni, in un universo low fantasy, senza classi predefinite. I vostri personaggi saliranno di livello in base alle abilità usate, un po' come avviene negli Elder Scrolls. Non trattandosi di un gioco con meccaniche particolarmente complesse, è adatto anche a giocatori meno esigenti. Inoltre, il modello di monetizzazione non sembra essere troppo invasivo. Lo trovate free to play su Steam. Probabilmente non sarà il vostro MMO della vita, ma potrebbe darvi svariate ore di intrattenimento. Raven Dawn. I più navigati di voi ricorderanno Tibia, MMO del 1997 in pixel art e con visuale obliqua e prospettiva top-down. Raven Dawn ne riprende alcune meccaniche e lo stile grafico e artistico. Questo MMO sandbox e open world mette la personalizzazione al centro del suo gameplay. Esistono degli archetipi, ma le classi possono essere personalizzate dai giocatori. Inoltre è presente un sistema di housing, un'economia interna guidata dai giocatori e addirittura un sistema politico a cui i giocatori possono partecipare attivamente, oltre che a svariate attività secondarie come pesca e cucina. Se vi piacciono le esperienze stratificate e profonde, trovate Raven Dawn come free to play nel sito ufficiale. Realm of the Mad God Exalt. Cosa distingue Realm of the Mad God dagli altri MMO in pixel art? Semplice, è l'unico MMO con meccaniche bullet hell. Per chi non fosse familiare con il termine, i bullet hell sono quel genere di giochi in cui lo schermo viene invaso dai proiettili e il giocatore deve evitarli con schivate e movimenti precisi, alla Ikaruga o Vampire Survivors, per capirci. Sono presenti 18 classi, centinaia di loot ed è richiesta la cooperazione tra vari giocatori per riuscire a sopravvivere, come ci si aspetterebbe da un MMO. Il gioco non è assolutamente consigliato a giocatori irascibili, visto il suo livello di difficoltà e la presenza della permadeath. Se siete fan del Get Good, potreste aver trovato un nuovo modo di spendere il tempo. Lo trovate come free to play su Steam. Broken Ranks. Broken Ranks ha un gameplay che ricorda molto il già citato Myst Legacy, ma differisce dal primo sotto svariati aspetti. Lo stile grafico è decisamente più maturo e il focus sulla narrativa è maggiore. Il sistema di combattimento è a turni con elementi action, con 7 classi tra cui scegliere. Se avete amato gli RPG isometrici alla Baldur's Gate, questo gioco potrebbe fare per voi, ma sia chiaro che non raggiunge minimamente i livelli toccati da Baldur's Gate 3. Il modello economico è free to play e sembra che le microtransazioni non siano invadenti. È addirittura possibile per i giocatori free scambiare la valuta premium.
Se siete curiosi, lo trovate sul sito ufficiale. Temtem. Chiudiamo con un MMO un po' particolare. Infatti si tratta di un Pokémon clone, ma in salsa MMO. In Temtem dovete fare tutto quello che avete già fatto nei titoli di Game Freak. Battere il team di supercattivi, collezionare medaglie, allenare ed evolvere creature, ma tutto questo in un mondo online condiviso. L'intera avventura può essere giocata in cooperativa, sono presenti gilde e un mercato interno tra giocatori, in cui ci si possono scambiare Temtem e oggetti. La trama principale è sufficientemente longeva e piacevole, mentre le attività in-game consistono nel PvE in coppia o singolo e in dungeon da affrontare in gruppo, oltre che l'immancabile PvP in cui dovrete controllare ogni statistica delle vostre creature come accadeva in Pokémon, ma in modo più chiaro. Pertanto, se avete amato il breeding e il min-maxing in Pokémon, vi sentirete a casa. In ogni caso, è sicuramente un prodotto più valido di Spada e Scudo e Scarlatto e Violetto. Il più grande neo, però, è il prezzo. 44 euro, ma durante i saldi ve lo potete portare a casa a un prezzo più conveniente. Inoltre, non abbiamo apprezzato particolarmente la presenza del Season Pass. Anche se solo estetico, riteniamo che un gioco venduto a prezzo pieno dovrebbe esserne sprovvisto. Bene, questi sono degli MMO più piccoli che secondo noi meritano di avere un po' di notorietà. Se conoscete dei titoli che secondo voi meritano più successo, scriveteli nei commenti così da poterne parlare insieme. Per oggi è tutto ragazzi e come al solito ricordate di seguirci ovunque, sul sito, sui social, eccetera. Mi raccomando, rimanete sempre connessi, aggiornati, massivi. Alla prossima!